ad un certo punto mia madre ha preso un'arma nuova. Come negli anime. Ho sentito... Ah! Mia madre da piccolo... Quando tipo, vabbè, lei faceva una mossa che è ninja, cioè, quando la vedevo... Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Vieni qua da me, vieni da me, vieni... Poi tu volevi star zitto, però non ce la fai perché c'è il pianto forte, no, che ti sta uscendo. Arrivavi là che avevi gli spasmi, così... Lei diceva, vieni qua, perché se non vieni da me vengo là te ne do di più. Allora tu eri confuso, non capivi, vado o non vado? Provo la fuga, ma poi mi danno il permaban dalla casa? O vado e spero che non sia un bluff? Perché tu sapevi in cuor tuo che se andavi te le dava uguale, no? Sì. Perciò tu arrivavi, tipo così, il cuore. Ad un certo punto... Magari che c'avevi l'istinto di sopravvivenza che ti tirava indietro, no? Perciò tu andavi e c'avevi, capito, l'istinto. Lei sì. Faceva questa mossa qua, frate. Stava così, era un millisecondo, così. Era, togli la ciabatta, abbassati sulla ciabatta. Tipo una macro. Quando faceva così, io facevo solo una cosa. Intanto pregavo, mi giravo... Così e correvo con una tecnica, frate, che mi serve ancora tuttora negli FPS. Correvo così. Che mentre corri salti. Cerchi tipo di confonderla. Perché diventa una guerra. In quel momento diventa tutto così. C'è lei che ti prova a prendere, no? E tu sei lì che fai le finte senza guardarti dietro. Poi faceva così. Tirava sto coso, 99% ti prendeva. Oh, tu giravi, no? Andavi in cucina, sala, ritornavi. Questo coso qua vedi che ti segue. Non ce la fai a non farti prendere. Era telecomandato. Aimbot, bravi, c'aveva l'aimbot sta cosa. E aspetta. E se succedeva quell'1% che non ti prendeva, sai che cos'è che ti diceva? Una frase che tu dicevi, ma scherzi? Stava là così? Fai conto che questa è la ciabatta, è la seconda, no? Sì. Riportamela! E tu dicevi, come riportamela? Già è l'1%! Non mi hai preso, è l'1%, non mi prendi, mi prendi sempre! Riportamela, perché se vengo a prendermela è peggio! Arrivavi così! Così che gliela volevi dare. E quando gliela riportavi, fra, prendevi quelle di oggi, quelle passate, quelle del giorno dopo. Diventava così, bam, quante ne prendevi, capito? Che ti lasciava che eri tutto rosso. Ti lasciava che ti volevi sedere e facevi. E lei si girava. Zitto, zitto, non devi fiatare. Se fiati te ne do ancora di più. Andavi a scuola il giorno dopo con 3-4 lividi, no? In spogliatoio. Che ti toglievi una maglietta, che magari ci avevi due pizzicotti sulla coscia, lividi di guerra. Arrivavi così e ti facevano, oh fra, ma cos'hai fatto lì? E tu allora in quel momento non è che potevi dire, mi ha picchiato mia madre e me la date. Guardavi, fra, sai com'è, sotto casa mia c'erano due coglioni, ho fatto botte con loro. Ora io so così, ma loro stanno peggio, Una volta, fra, ho provato a dire, io chiamo il telefono azzurro. È stato traumatico. Ne ho prese così tante, ragazzi, quando ho detto che avrei provato a chiamare il telefono azzurro. Oh, quando ho detto che avrei chiamato il telefono... Oh, si è inventata delle tecniche che non aveva mai usato contro di me. Mai! Certe sberle con l'avvitamento doppio, terza capriola che prendeva una velocità... Tra! Pom! Morto, svenuto. Che poi, nella mia famiglia, chi me l'ha sempre date è mia madre. Mio padre non mi toccava mai. Mai, mai! Facevo le cazzate. Quando c'era lui, mi diceva solamente una frase per farmi svenire. Appena torna tua madre, ci pensa lei. Andavo, mi mettevo vestiti su vestiti, capito? Bravo, bravo, bravo. Ti devi far furbo. Che poi ci sono quelli che dicono, mio padre me l'ha date con la cintura, mia madre con il mestolo. Fra me, mani nude, Chuck Norris, Bruce Lee. Che poi a volte, quando tu tipo vedi che stavi così, no? E ti coprivi, ti facevano le finte. Pam. Tu, sembrava che erano tre, Uno qua, cioè tu vedi che ti pari e ti arriva e fai... Ma dici, ma mia madre, prima di far la madre, ma che cazzo faccio? Cioè, MMA. Cioè, tu arrivava così, capito? Tu, e tu sei là e ti copri, pam, pam, pam.
Boh, l'hai preso e ti stunni per un momento, capito? Ti cerchi di recuperare, ma sono già arrivati altri due. No, cioè, guarda, non capivo un cazzo. Però uomo, adesso racconti della tecnica ninja che hai subito con quel cavo. Ti ricordi quel cavo? Wow, raga! Mamma! Allora, una volta, ragazzi, stavo giocando con mio fratello. Stavo giocando con lui al wrestling. Che lui era un pezzo di me. Lui di quelli. Giocavamo alla lotta. Quando Ussa si faceva male, brutto pezzo di me. Non è che stava zitto. Quando lui faceva male a me, io stavo zitto. Ah, stavo tipo lì tutto addolorante. Lui era una cazzo di sirena. Appena si faceva male. Io cercavo tipo di tapparli. La cazzo di bocca che gliela provavo a tappare. E poi il bello che per non farlo piangere, gli dicevo: tu sei forte. Cioè, così magari lui diceva: sì, sono forte. E smetta. No, non smette di piangere quello. Perché lui sa che più lui piange, più a me arrivano, ma arrivano pesanti, no? Arrivava lei, dicevo: zitto. Arrivava lei. Cosa hai fatto, tuo fratello? Ma io non ho fatto niente, non sono fatto. Hai picchiato tuo fratello? Non ti prego, e lui. Io vedi che lo guardavo con la coda dell'occhio. Perché con la coda dell'occhio? Perché hai già le lacrime che ti stanno coprendo gli occhi. Non vedi più un cazzo. E vedi tipo doppio. Lei vedi che la vedi doppia, no? Perché c'hai le lacrime che stanno per cascare. E lui, pezzo di me, che fa finta di piangere, fa così, si mette dietro. E tu vedi che lì c'è. Prego zitto. E lui continua, pezzo di me. Lui continua. Ad un certo punto mia madre ha preso una roba, ragazzi, che non aveva mai preso in vita sua. Un'arma nuova. All'epoca c'era il tubo catodico come televisore. E dietro c'era la presa SCART. Non so se avete presente il filo della presa SCART. Bello robusto. È bello grosso, frate, è un bel filo. L'ha preso. Io ho detto: ma adesso mi toglierà la TV, come fa sempre, che mi staccava il cavo e non me lo faceva guardare, no? Così lei va, prende. Fai conto tipo che era una roba come questo, vedi? Bello grosso, no? È arrivata con quello. Io non capivo niente. È stata questione di millisecondi. Zazzat! È presente tipo il samurai? Che quando tipo fa con la katana fa così, poi se ne va e la chiude e ti dà tipo di spalle, no? Come negli anime. Ho sentito zazzata! Se ne va, chiude la porta. Appena chiude la porta, tutto quel dolore mi si è arrivato in un momento. Mi sono cominciato a contorcere dal dolore. Che poi quando te le dava sulla schiena, rimanevi così. Non riesci a toccare il punto. Non riesci a toccare il punto per grattartelo, capito? Per togliere quel dolore. E stavi così in agonia. Intanto mio fratello ancora là, lui ancora. Ad un certo punto l'unica tecnica era buttarsi a terra e strusciare la schiena sul fresco per cercare di alleviare quello che era il dolore che stavi provando in quel momento, ragazzi. Una roba, ragazzi. Mamma mia. Sai quando è che è finita la mia agonia? Che in verità ne è cominciata un'altra ancora peggio. Tu dici: non mi menano più. No. È arrivata la vera agonia. Quella proprio che mi sradicava. Ho capito. Le punizioni.